pensate che il Brasile deve stare una marcia in più o forse a noi è mancato qualcosa? Tutte e due le cose. Il Brasile ha fatto un'ottima partita trovando una prestazione maiuscola dell'opposto che ha giocato oggi. Viceversa, noi abbiamo avuto le nostre occasioni nella parte centrale del primo set, tante, non le siamo riuscite a sfruttare, nel secondo ancora qualcuna, nel terzo forse abbiamo deciso un po' troppo presto che la partita era finita. Qualificazione da andare a conquistare in Serbia matematicamente? Sì, noi sai, ragioniamo di partita in partita, quindi vogliamo andare soprattutto, come si diceva dopo la prima fuoritarico, a stabilizzare dei fondamentali. Oggi abbiamo dimostrato che abbiamo ancora bisogno di farlo, non siamo ancora sicuramente in grado di garantire una qualità di prestazione che è quella che serve per prima qualificarsi, chiaramente, anche se sappiamo di esserci abbastanza vicini, ma dobbiamo farlo e vogliamo farlo con le nostre forze senza aspettare altri risultati. 10 battute sbagliate nel secondo set sono un segnale non positivissimo. Ma la battuta è uno di quei fondamentali dove dobbiamo trovare continuità, non ci siamo riusciti, paradossalmente nel posto più difficile che era il fuoritalico. E questo dice delle cose. Quello però onestamente è la cosa che mi preoccupa di meno, ci sono delle altre cose che dobbiamo sistemare sia dal punto di vista tecnico che anche un po' nella interpretazione di quello che si fa. Sì, no, ci dispiace per il pubblico di Firenze perché arrivavamo da una bellissima, emozionantissima partita, avremmo voluto fare la stessa cosa qui, ripeto, peccato per questo primo set, abbiamo avuto veramente diverse occasioni, non siamo riusciti a portare a casa, forse la partita poteva avere un altro sviluppo, almeno durare un po' di più. Ti aspettano adesso una serie di settimane fuori dall'Italia, quindi ci sarà anche più facile di lavorare non sotto i riflettori della stampa italiana. Il tuo progetto, la costruzione di questa squadra con questo modulo, a che percentuale adesso e come la vedi? Ma guarda, a che percentuale adesso non te lo so dire, di sicuro si va avanti in questa direzione qua senza nessun dubbio. Voglio dire, la decisione è presa, credo che nell'arco di queste partite ci sono stati dei momenti in cui abbiamo visto che questa strada può portare grande qualità, si va avanti senza nessun dubbio su quella strada lì, il tempo sarà quello che serve, ripeto, ovviamente dobbiamo, come ho già detto più volte, imparare anche a usare le partite per mettere a posto queste cose, non è sufficiente, non sono sufficienti le ore di allenamento che non sono tante in questo momento, purtroppo oggi questa partita ci è servita un po' di meno da questo punto di vista. Grazie a voi.